Salve e ben ritrovati per una nuova pillola tecnica. Ci capita spessissimo di leggere sui quadranti dei nostri orologi vintage la dicitura anti-magnetic, però ogni tanto vediamo anche delle scritte strane come per esempio Nivarox o Glucidur o Beryllium. Ebbene, sono tutte indicazioni relative al bilanciere. Quindi noi oggi andremo a vedere quella che è stata l'evoluzione del gruppo bilanciere e spirale nel Novecento. Quindi partiremo con i vecchi bilancieri, quelli utilizzati ancora nel periodo dell'orologeria da tasca, fino ad arrivare alle ultime evoluzioni degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Non tratterò le ultime soluzioni tecniche come per esempio le spirali al silicio, spirali in materiali compositi, per queste faremo un video specifico più avanti. Dunque, nella realizzazione del gruppo bilanciere spirale erano diversi i problemi che attanagliavano i tecnici, soprattutto il magnetismo, il bilanciamento e poi far fronte a quello che era lo squilibrio di marcia in relazione al variare della temperatura. Tradizionalmente, già dal 1800, la spirale veniva realizzata in acciaio temprato e il volantino in una lega di ottone. E gli orologiai ben presto si resero conto che al variare di un solo grado centigrado di temperatura poteva conseguire una differenza di marcia fino a 15 secondi al giorno. La prima tipologia di bilanciere realizzata per ovviare all'incidenza del variare della temperatura lo abbiamo già visto in una puntata specifica e dedicata, e si tratta del bilanciere bimetallico con viti di compensazione. Quindi chi dovesse ancora vederlo se lo può recuperare. Sintetizzando brevissimamente, venne creato un volantino bimetallico appunto per ovviare alla variazione del coefficiente di elasticità della spirale al variare della temperatura. Ma con questa tipologia di bilanciere però rimase il problema dell'errore secondario che, come ho raccontato nel video, venne poi risolto dal fisico Charles Guillaume, il quale sviluppò un bilanciere sempre bimetallico con una lega particolare tale da azzerare l'errore secondario. Questo bilanciere quindi funzionava alla perfezione, ma non prese piede perché era costosissimo, era molto difficile da regolare, da realizzare e soprattutto richiedeva un intervento manuale ad opera di orologiai di grandissima maestria, e quindi rimase confinato solo alle produzioni di altissima gamma, Patek Philippe in primis, e neanche su tutti i modelli, ma solo sui cronometri di primissima fascia. Pertanto la ricerca andò avanti e si cercò di lavorare sulla spirale per far sì che essa stessa fosse insensibile alle variazioni termiche, e fu così che nel 1919 un gruppo di ricercatori, tra cui lo stesso Guillaume, approdarono ad una spirale chiamata Elinvar, ovvero ad elasticità invariabile dalla temperatura, in una lega composta da acciaio, tungsteno e cromo, ed era quasi insensibile alla temperatura nell'arco dai 4 ai 36 gradi, ovvero quelli canonici di utilizzo degli orologi. Inoltre risentiva in misura minore del magnetismo rispetto alle vecchie spirali in acciaio. In questo modo si mandò in pensione il bilanciere bimetallico, che rimase quindi monometallico in lega di ottone e sempre con le viti, ma stavolta non più con la funzione di compensazione, ma soltanto con la funzione di contrappesi, quindi fungevano esclusivamente da bilanciamento. Questa soluzione era ovviamente molto più economica rispetto ai bilancieri bimetallici, per non parlare del bilanciere Guillaume, proprio perché la spirale in Elinvar poteva essere prodotta con metodi industriali e quindi non serviva più l'opera manuale dell'orologiaio nella regolazione. E altra cosa, il costo di un volantino monometallico in lega di ottone era notevolmente inferiore rispetto al bimetallico. Però anche l'Elinvar non fu una soluzione definitiva, poiché questo materiale non aveva le stesse proprietà elastiche delle spirali in acciaio e neppure la stessa resistenza alla deformazione durante le oscillazioni. La ricerca quindi proseguì e nel 1933 venne lanciata una nuova spirale chiamata Nivarox, realizzata da una lega di ferro e nickel come
l'Elinvar, ma con anche l'aggiunta di berillio in grado di perfezionare sensibilmente l'elasticità e la compensazione. Inoltre erano presenti anche tracce di titanio, manganese e silicio utilizzati in funzione antimagnetica. Infatti questa spirale veniva commercializzata come resistente alla corrosione, ma soprattutto antimagnetica. In realtà non lo era proprio del tutto, in quanto erano ancora presenti all'interno della lega materiali ferrosi, però i componenti di lega erano tali per cui, in seguito a test di laboratorio effettuati sulle spirali in Nivarox, esse erano ancora in grado di marciare con un'esposizione di 800 Gauss, a differenza delle vecchie spirali in acciaio che si magnetizzavano molto molto prima. E quindi quando vediamo degli orologi riportanti sul quadrante la dicitura antimagnetic, ci troviamo molto probabilmente in presenza di spirali Nivarox. Le vecchie spirali in acciaio inoltre erano di colore nero con dei riflessi tendenti al blu, in quanto venivano temprate e rinvenute. Le spirali in Nivarox invece non subivano questo processo, ma venivano rese elastiche con un'azione meccanica di compressione e sono distinguibili dalle precedenti poiché chiare di colore. Le spirali in Nivarox inoltre non sono tutte uguali, ma si distinguono in diverse qualità in base al coefficiente termico in secondi, ovvero i secondi o frazioni di secondo di scarto giornaliero per grado. Per esempio, le spirali di prima qualità garantivano uno scarto massimo di mezzo secondo per ogni grado di variazione termica, mentre per la quinta ed ultima qualità si parlava di oltre 6 secondi al giorno per ogni scarto di un grado di temperatura. E la domanda che molti si porranno è: perché realizzare diversi gradi di qualità e non farli direttamente tutti di prima qualità? Beh, la risposta è molto semplice. Si trattava innanzitutto di una lega molto molto complessa. Inoltre le tecnologie di fusione a metà del Novecento non erano ancora perfette, per cui solo una piccolissima parte sul banco di prova superava le caratteristiche per ottenere la massima qualità. E questo si rispecchiava anche sui costi. Infatti le spirali di prima qualità erano costosissime e quindi ad appannaggio esclusivamente dell'orologeria di alta gamma, mentre quelle molto più economiche di quarta o di quinta qualità finivano sui calibri di fornitura, di Ebosch o addirittura ancora peggio. Come al solito non si buttava via nulla, e questo ci insegna che se negli anni 50 le spirali erano quasi tutte in Nivarox, esse non erano tutte uguali. E vi dirò di più, la quasi totalità degli orologi che troviamo recanti sul quadrante la scritta Nivarox sono proprio quelli di fascia più bassa e quindi montavano le spirali di peggior qualità. E non fate confusione con il Nivaflex, che era un materiale per la costruzione delle molle di carica, alternativo alle vecchie molle in acciaio temprato, e anche qui vediamo un'analogia con le spirali. Una volta approdati ad un risultato soddisfacente per la spirale, poi si andò avanti nelle ricerche per sviluppare la resa del bilanciere. E nel 1935 venne realizzato il bilanciere in Glucidur, che utilizzava rame, ferro e berillio temprato, risultando non solo più resistente e meno deformabile nonostante uno spessore ridotto, ma anche antimagnetico, insensibile alle variazioni termiche e molto più preciso da realizzare, e quindi di conseguenza più equilibrato già in origine e più facilmente regolabile. E questo fu un enorme vantaggio, perché col passare degli anni si andò ad aumentare la frequenza degli orologi, che fino agli anni 40 erano quasi ed esclusivamente a 18.000 alternanze. E con l'avvento delle alte velocità, ovvero 21.600, 28.800 alternanze fino alle 36.000, era necessario realizzare un bilanciere di minor peso e soprattutto si andarono ad eliminare le viti, perché creavano un attrito aerodinamico alle alte velocità. Pertanto il bilanciere in Glucidur fu la soluzione perfetta e si arrivò dunque sui calibri e frequenze maggiori, quindi rispetto alle classiche 18.000, ai volantini lisci molto piatti ed aerodinamici, normalmente a tre razze di colore giallo o bianco. Quello era solo un fattore estetico.
Un'alternativa economica ai bilancieri in glucidur furono quelli in nickel, definiti anche German Silver, con delle proprietà qualitative leggermente inferiori, ma soprattutto dal costo realizzativo notevolmente inferiore, e venivano utilizzati sugli orologi di fascia più bassa e sono riconoscibili dalla forma delle razze. In entrambi i casi l'equilibratura avveniva già di fabbrica e al finire del secolo scorso il controllo era tramite dei macchinari elettronici. Per equilibrarli, in assenza delle viti, si agiva creando dei piccoli forellini ciechi nella parte inferiore del volantino, sempre in modo da lavorare quindi sui pesi. Alcune case invece utilizzarono spirali libere con bilancieri dotati di masse inerziali, ma questo argomento l'ho già trattato in un video dedicato. Quindi possiamo dire che dagli anni 70 in poi il 90% degli orologi era dotato di spirale in Nivarox e bilancieri in nickel o in glucidur. Come spesso accade, una soluzione industriale ha soppiantato una soluzione artigianale, ovvero il bilanciere Guillaume, più raffinato, che premiava insomma l'estro, la maestria degli orologiai. Però a livello collezionistico esso rimarrà sempre il non plus ultra. E sembra incredibile, ma anche come valori di cronometria pura, se ben regolato, pare fosse addirittura migliore delle spirali Nivarox con bilanciere in glucidur. E con questo è tutto, come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!